Oggi giovedì 14 settembre 2023 diamo il via alla seduta della commissione consigliare, della seconda commissione consigliare permanente del Comune di Pisa, in sopralluogo alle scuole Lorenzini. Allora, procediamo con l'appello. Mancini Virginia, che sostituisce Barzantini Stefano. Presente. Ciaparrella Angelo, su delega invece è venuta Poli Veronica. Presente. Compare Rachele, presente. Poi abbiamo Gennai Alessandro. Presente. Orlanza Alessandra. Presente. Ramalli Dalia. No, ci sono io a sostituire. Su delega Matteo Trapani, ok. Presente. Scognamiglio Maria Antonietta. Presente. Sofia Luigi Presente. Maria, ok, in più abbiamo il consigliere Auletta, poi il dirigente scolastico, Alessandro, sì, buongiorno, e il presidente del istituto, Andrea Musolini. Perfetto, buongiorno. Buongiorno. Ok, e l'assessore presente, sì, assessore La Trofa, assessore Gambini. Vice sindaco. E vice sindaco, sì. Assessore vice sindaco. Ok. Siamo anche noi, l'ufficio tecnico. Giusto, è l'ufficio tecnico, sì, perdonatemi. Perdonatemi, no, no, sì, sì, è riportato. L'ingegner Garzella, sì, e le docenti in qualità? Ambi Paola, coordinatrice di plesso. Ok. Alessandra, coordinatrice di plesso. Sabrina Rovella, funzione strumentale inclusione. Perfetto. Grazie, c'è un altro tecnico, l'ingegner Raggi. Buongiorno, grazie. Allora, procediamo con il sopralluogo richiesto dalla minoranza, sì, ora faccio firmare tutto, che prevedeva appunto la problematica di accessibilità al cortile da parte delle persone con disabilità. Quindi, visto che siamo tutti qua, facciamo questo monitoraggio della situazione, le cose che devono essere poste all'attenzione di assessori e tecnici competenti verranno stamattina valutate e gestite poi sui banchi del comune. Procediamo. La prima firmataria di questo argomento era proprio sì, la consigliera Scognamiglio. E quindi io vorrei che introducesse sì, l'argomento. Anzi, ci siamo tutti, sono due parole per dire che insomma, il nostro obiettivo, ringrazio il Presidente ovviamente e la Vicepresidente che hanno lavorato per avere una data, ringrazio l'assessore degli uffici che comunque hanno trovato anche lo spazio per venire anche di corsa, diciamo, perché gli inizi, lo sappiamo, sono complicati, ringrazio anche i capigruppo che sono presenti oggi. Il nostro obiettivo diciamo, è quello di trovare una soluzione. Ci sono stati un po' di mesi di attesa per insomma, vari motivi che abbiamo già insomma, approfondito, quindi non voglio proprio rientrare in quelle dinamiche perché comunque ci sono state insomma, varie cose, anche varie idee progettuali, evidentemente, perché questo però è il momento in cui lo vorrei dire, spreco solo due parole per capire bene, no, anche come vogliamo diciamo, fare un progetto di questo tipo sull'inclusione, perché è importante non solo il momento didattico, il momento inclusivo, ma il momento di convivenza, quindi anche cercare a volte, lo dico perché lo sto dicendo anche a vari livelli, diciamo anche di scuola, non è solo trovare forse la posizione, no, in un punto dove ci deve stare una carrozzina magari nel mezzo, magari ferma, oppure dove c'è soltanto un passaggio, lo dico non per questo, lo dico anche per altre soluzioni che a volte si cerca di trovare, ma che forse sono temporanee a quella situazione, ma che in realtà in un processo un po' più lungo, ma lo dico perché ci sono poi altre disabilità nel futuro, quindi magari ci può essere un autistico, ci può essere soluzioni in cui magari non è quella, diciamo, forse la soluzione. Nella fattispecie noi siamo qui ad ascoltare una linea di progetto che possa essere più inclusiva possibile anche in momenti conviviali, in giochi conviviali che forse possono permettere forse più spazio. Siamo anche diciamo sulla possibilità di mantenere il verde, perché comunque capiamo anche che il verde in alcune scuole è importante, quindi mettere tutto insieme capiamo che non è semplice, però insomma l'inclusione si parte proprio dai bambini e dalle bambine, quindi siamo qui insomma ad ascoltare i vostri progetti nei vostri uffici che avete diciamo messo in campo. Andiamo di là, così si guarda la zona. Sì, sì, benissimo. Potete fare. Siamo in casa a scuola. No. Sì,
Ciao, assessora Gambino. Come sta? Passa di là. Di qua, passiamo di qua che c'è. Così facciamo il giro anche. Ricordiamocelo. Magari ecco, rifacciamo poi anche tutto il giro di là, sì. Così, perché poi ne abbiamo parlato tante volte con l'assessore, con gli uffici tecnici, c'è da l'idea riguarda anche il pezzo davanti. No? Questo è un altro problema che abbiamo. C'era una soluzione, dunque l'idea era nostra, è sempre stata di fare in modo, no, se, correggetemi se dimentico qualcosa, perché è un po' di tempo fa, di rendere più agibile possibile, anche in vista anche di un'autonomia in qualche modo, esatto, sì, che si può sviluppare, non necessariamente in tempi rapidissimi, ma insomma il nostro obiettivo ovviamente è di svilupparla nel tempo. Un'autonomia con strumenti però di tipo personale, non più su una carrozzina, per poter usufruire del giardino. Ora, detto così, uno dice vabbè, qui come si fa a usufruire tutto? È chiaro che qui è una cosa enorme, grandissima, però quindi va studiato, non so, le varie ipotesi, no? una modalità anche, come dire, da mediare tra la dimensione del giardino e gli spazi in cui la fruibilità possa essere migliorata. E tra l'altro l'idea nostra era anche quella di mettere uno spazio dove poter fare delle attività motorie anche all'aperto, quindi cioè, nel senso, noi idee ce ne avevamo tante, poi naturalmente le soluzioni, l'idea era, poi non so, l'ingegner Raggi e anche insomma, l'ufficio tecnico abbiamo fatto diverse riunioni con l'assessore, anche all'istruzione e che era anche assessore alla disabilità, sì. Quindi la progettualità era un po' andata avanti, però appunto si era fatta una soluzione che era un primo approccio con questo tipo di camminamento che però non è andato bene, non so se riuscivano a quindi non lo so, questo era un misto di cava che noi abbiamo posizionato, perché noi si è fatto questo ragionamento, cerchiamo di fare una cosa che sia il meno invasiva possibile anche da un punto di vista come di giardino, certo. Manteniamo la permeabilità delle aree e soprattutto qualcosa che un domani sia reversibile o meglio integrabile con delle soluzioni di maggior respiro. Però siccome qui c'è un'area molto grande,
e noi non volevamo compromettere poi l'utilizzo di quest'area, diciamo, da parte poi, cioè, pensavamo a un progetto che per quest'area avesse una possibilità di sviluppo particolare, tipo un campetto sportivo, un campo giochi, eccetera, eccetera. Quindi diciamo facciamo un tentativo perlomeno temporaneo per consentire a queste bambine, se possibile, di utilizzare il giardino, ma senza compromettere poi la fruibilità, diciamo, del giardino nel suo complesso. Infatti, se posso, vorrei fare un po' di cronistoria dei vari incontri che si sono succeduti su questo tema. Quando sono stato convocato la prima volta alla presenza del dirigente scolastico e della madre di queste due bambine, praticamente la tematica è stata: cerchiamo di rendere accessibile il giardino oltre al fabbricato che lo è già. Questo era il tema. E c'era già stato un primo, tra virgolette, progetto preliminare sul quale anche i genitori avevano dato il loro assenso, diciamo, che era una tipologia di camminamento che era stato sempre lavorato dall'ingegner Raggi, che era un camminamento che sostanzialmente poi trovava due slarghi quadrati per poi ritornare, un primo slargo quadrato di una dimensione inferiore al secondo, per poi ritrovare un'altra parte di camminamento con una sorta di S e trovare, terminare con uno slargo quadrato di dimensioni più grandi del primo e con una finitura, diciamo, di pavimentazione in autobloccanti con dei cordoli di delimitazione, cosa che quando io lo vidi sinceramente espressi il mio giudizio negativo su questo progetto, perché a mio avviso, quando io parlo, questo fu il primo incontro che facemmo, preside, più o meno marzo 22. Sì, non lo so, ora no, forse un po' dopo. L'incontro fu dopo la soluzione, dopo. Magari disegnata no, dopo. Ora comunque quello ricerchiamo, tanto si trova, la data si trova, ora mi scuso ma non me la ricordo, però per fare la cronistoria è stata questa. Io ho detto, qual è l'esigenza? Secondo me l'esigenza è che i bimbi siano tutti uguali. Questo percorso molto marcato, con una stazione dove praticamente c'era disegnata anche una specie di cerchio, cioè una racchetta per cui io vado qui, io che ho delle difficoltà, e ritorno indietro, e tutti gli altri che corrono intorno, e a maggior ragione questo che poteva diventare, io lo dissi, perché poi quando si guarda in pianta è una cosa, quando si vede le cose in rilevato poteva diventare un ostacolo per quelli che correndo cascavano su quelle mattonelle. A me non sembrava una soluzione che rispondeva all'esigenza dei genitori e dei bambini, seppur ripeto per onestà intellettuale che la madre era favorevole a questa cosa. Lo dico sapendo bene che in quella cosa non ci siamo trovati d'accordo, però io motivato perché non mi piaceva quella progettazione, perché secondo me non andava nella moderna concezione di inclusione. Secondo me questo giardino, che è molto bello, che può essere manutenuto anche meglio di come è, che però se si guarda rispetto ad altri è mediamente un bel giardino, doveva essere fruibile, se non in ogni piccolo angolo, che magari è anche pericoloso anche per chi non ha difficoltà ad andare nell'ultimo degli angoli, ma mediamente, diciamo, vissuto da tutti. Quindi io dissi e chiesi ai miei progettisti di fare un progetto che andasse di più in quella direzione, facendo anche nei successivi incontri provare e vedere dal vivo quali erano gli strumenti di ausilio a queste bambine, che sono strumenti particolari, che non sono dei normali deambulatori, e come ha detto già il dirigente, probabilmente, e tutti se lo auspicano, avranno anche un miglioramento nelle loro fasi successive, però quello che occorreva in questo momento era che con quegli strumenti che loro usano già in altre parti della città potessero usarli anche nel giardino della loro scuola. Questo era, diciamo, il tema su quale dovevano i tecnici confrontarsi, e io, a fronte di per esempio buche localizzate che c'erano, dissi subito: fermi, le buche sono pericolose anche per tutti, quindi le buche tappiamole, è anche facile tapparle. Studiare questo oggetto è un po' più difficile, anche perché se lasciamo una traccia per sempre, oltre a impermeabilizzare suolo, si fa una traccia che poi, per come vedo io anche un po' l'architettura e tutto, rimane, quindi vale la pena un approfondimento maggiore. Sui tempi probabilmente sono stati troppo lunghi, quindi lo dico sinceramente, le date non mi ricordo, ma le possiamo ritrovare tutte agli atti. Allora fu pensato di fare intanto un qualcosa per il quale loro potessero iniziare a accedere camminando tranquillamente, senza avere, così mi fu presentato dai tecnici, una discontinuità, una elevazione rispetto al resto, ma una compattazione che gli consentisse di trovare un terreno per il loro coso, che sarebbe questo famoso misto di cava che ha appena detto l'ingegner Garzella, che secondo me è stato realizzato male, qui lo dico tranquillamente, perché secondo me
può essere fatto meglio questo lavoro, e l'ho già detto bene bene ai nostri due ingegneri. Sì, non è stato detto questo, detto questo, il risultato è che se... Ma ora inizia a essere un po' che è stato realizzato. Poi ho tutte le date in fila. Sì, certo, certo. Poi fate pure una cronistoria, allegatela. No, non me le ricordo. Però, però tanto si allega la cronistoria, poi magari agli altri. Non le ho messe, io le date. Sì, però poi va testato giustamente anche con la gente atmosferica. Quindi, secondo me il risultato, e poi lo dicono loro, cioè... Le bimbe non riuscivano a muoversi in autonomia. È un anno, più di un anno. Ora, su questo tema, se, ecco, su questo tema io mi piace anche qui essere molto chiaro e trasparente, cioè è chiaro che loro comunque, qualsiasi soluzione si faccia, dovranno sempre avere delle persone che, quindi su questo non si può derogare, ci vuole un'attenzione comunque, noi si troverà la soluzione tecnica, però poi non è che si può lasciare questi bimbi da soli, in poche parole. No, 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 ma infatti dico, l'ho sempre detto. No, no, però loro hanno la capacità dicevo di muoversi, sì, con sì, la sedia a rotelle. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto con i miei occhi, però dico soltanto che anche loro che sono abituati purtroppo nella vita di tutti i giorni a continuare a spingere questi ausili, sanno che non è tutto liscio, perfetto, cioè qui il biliardo non ci verrà mai in un giardino, non è normale che ci venga un biliardo, non è normale per loro, non è normale per gli altri, non è normale che ci venga un biliardo, sempre un giardino sarà, quindi se qualche fatica li comporterà, sempre che siano in grado di muoversi, secondo me deve far parte nella mia visione di concezione di questa cosa. E quindi ci si trova qui e chiudo per dire, vediamo se si cerca una soluzione progettuale, aperti a qualsiasi ulteriore ipotesi, che contempera dal mio punto di vista un po' questi obiettivi che ho detto. Tipo, ve ne dico una, fare una finitura diversa che renda più solido e rigido il piano di scivolamento, rotolamento delle ruote, e magari utilizzare delle zone che non siano più le zone di sosta per loro, ma che diventino delle zone di gioco per tutti. Esatto. E svolgano anche, no, appunto, sosta o ritorno, non mi sembrava una cosa, poi io su questo sono ignorante, nel senso, però dico la mia in maniera aperta, preferisco allora pianificare un'area gioco con tutte, come si dice, la gomma colata, antiurto certificata per legge, dove tutti i bimbi possono giocare. Se un bimbi già non sono più i bimbi piccolissimi, però sono sempre bimbi. Ma così sarebbe. E gli altri, e chi ci va con quelle asilio, esatto, ci gira, ci gioca, ci stanno, e gli altri vanno insieme. Questa è la mia opinione. Sì, così sarebbe meglio, perché in maniera tale che le bimbe possano stare insieme a tutti i loro compagni. Sì. Anche perché le bambine devono giocare con loro, questo è l'obiettivo. Avere la possibilità di muoversi in autonomia e giocare insieme agli altri. Parliamo una alla volta, perché sennò non. Poi soprattutto magari parlate vicino al microfono. Prendete perché... la parola, no? Io ho finito. Vai, vai, Paolo, no, finito. No, questo, vabbè, l'importante è che ci sia lo spazio adatto per far giocare le bambine in autonomia con gli altri bimbi, come succede nello spazio classe, in cui le bimbe si possono muovere in autonomia e giocare con gli altri bimbi, attenzionate da noi docenti. Noi vorremmo che loro riuscissero ad ottenere questa autonomia anche in giardino, dove invece siamo costretti sempre a spingere le bambine perché si bloccano. Quindi è necessario strutturare uno spazio sicuro per le bambine e anche, come diceva l'assessore, per tutti gli altri bimbi, in maniera tale che l'obiettivo della scuola di renderle autonome e favorire la socialità completa delle due bimbe e di tutti gli altri bimbi sia ottenuto, si possa ottenere questo. Io brevemente... Io non ero presente in giunta nella scorsa consiliatura, però non posso che ringraziare l'assessore La Trofa per le riflessioni che ha fatto, perché il percorso deve essere quello, perché è fondamentale rendere questo spazio inclusivo e condiviso da parte di tutti i bambini, perché appunto come si diceva anche all'inizio nell'introduzione dell'argomento, la scuola non si riduce alle ore di lezione svolte durante l'orario scolastico, come l'attenzione anche al trasporto, sono tutti momenti che fanno parte della scuola, intesa anche come
momento di condivisione, quindi non posso che ringraziare per la sensibilità e l'attenzione l'assessore La Trofa, che ha già evidenziato magari delle criticità in quella progettualità che era stata prospettata, perché allora a quel punto sarebbe stato appunto un rimarcare e un venir meno proprio all'inclusione, che è quello che noi vogliamo, il momento di condivisione appunto di tutti i bambini. È un'inclusione anche appunto di tutti i percorsi, quindi non posso che ringraziare per la soluzione tecnica che aveva, diciamo, già valutato e per le criticità che aveva già evidenziato anche l'assessore La Trofa. Sì, io volevo dire velocemente la direzione giusta di questo pensiero, perché i piani sono separati, no? Una è l'accessibilità, una è l'autonomia e l'altra è la sorveglianza. Sono tre cose che devono stare insieme. Non tutti i luoghi possono tornare accessibili come li vorremmo, perché per natura è chiaro che non possono essere. Quindi, ed è giusto così, cioè quando è stata fatta anche a San Rossore quel percorso dentro il bosco con quel reticolato dove si va benissimo, è chiaro che bisognava stare a delle regole più del parco, no? Cioè, per dirne uno, proprio per dare, no, l'idea che insomma non è che si può buttare le cioè questo era per fare un esempio, però quel percorso lì è stato uno dei più innovativi, no? Quindi questo insomma lo dico, perché quindi questo è una cosa che ci teniamo insomma a dire. L'altra è la sorveglianza, che ovviamente a seconda degli ambienti, dell'età, delle autonomie varie, insomma, è chiaro che c'è un percorso che comunque con gli insegnanti anche si fa, e quindi questo poi non si entra nel merito, perché ha fatto bene a dirlo l'assessore. L'altra è l'autonomia, cioè l'autonomia è che se io già a 6 anni ho una carrozzina elettrica, perché la carrozzina elettrica dalla manuale, lo dicevamo anche l'altro giorno sul ponte, con la carrozzina elettrica sul ponte si va, che è cioè sembra di essere un'autostrada, cioè una cosa bellissima, io voglio dire, il problema non si pone. Anche qui ci sono dei bambini che hanno una carrozzina elettrica a 6 anni, quindi non dico proprio qui, però diciamo in parecchi posti vanno. Sono le manuali che diventano pericolose, perché le routine dei manuali ai bambini più piccoli sono piccole e si incespicano, e quindi può essere pericoloso. Ecco dove la sorveglianza chiaramente non può mancare, che non è l'autonomia. L'autonomia, le bimbe girano, le bimbe come tutti gli altri le ruote, però il problema non è la percezione del pericolo, non ce lo possono avere, è inaudito che ce l'abbiano a quell'età lì. Quindi questo era per separare i piani, e condivido al 100%, come condivido un'idea progettuale un po' più ampia che ci potrebbe servire anche per il futuro, perché se funziona insomma può essere anche poi proiettata. Dico però una piccola cosa, è questa, cioè quando facciamo le prove magari proviamole le cose anche su rotelle, senza rotelle, perché un po' cambia questa cosa, perché oggettivamente su questo bisogna avere un po' più di esperienza. Cioè nel senso che uno fa una prova, quindi magari se poi partirà a questo tavolo potrà servire anche in questa funzione. L'ultima cosa è i due piani. Ora l'idea progettuale c'è un po' di tempo, gli dobbiamo dare il tempo, perché per fare una cosa bella ci vuole tempo, devono essere viste tutta una soluzione. Capiamo ora però che soluzione possiamo trovare magari per far passare questi mesi, perché i mesi passano, cioè siamo a settembre, quindi se vogliamo trovare un'idea che quantomeno escano in sicurezza e trovare stare un pochino fuori, ecco, senza diciamo precludere quantomeno l'uscita in giardino, se vogliamo trovare una soluzione un pochino più rapida, se la troviamo, perché questo è un altro piano, perché se noi qui diciamo ci vogliono 8 mesi, perché 8 mesi ci vogliono, perché è un lavoro importante, può essere anche un anno, ora lo dico così, non sto nemmeno a dire, che non mi compete a me, quindi non lo so. Però dico anche che per questi mesi possiamo provare a trovare una soluzione un pochino più condivisa, forse per farli uscire. Non lo so, tipo quel reticolato poteva essere, che è un reticolato che si getta, che è quello fatto a rete, sa? Non so se l'ha presa. Io questa cosa, se siamo d'accordo. No, ma dico questo perché l'ho vista in giro, però se lei sa altre cose. Siamo per calendarizzare questo processo, no? Sì. Siccome è una cosa che diciamo va anche come impatto economico di là da quello che era diciamo la previsione iniziale, perché cioè, possiamo dividerlo magari in due lotti, come di favore un percorsino che riprende questo qui e arriva fino a lì, e da lì poi si attaccherà al nuovo progetto che riguarderà un'area molto più ampia dove
sarà fruibile da tutti i bambini. Quindi diciamo, permettiamo ora... Che tempi ci avrebbe questo percorsino di primo lotto? No? Primo lotto? Sì, sì, no, il primo lotto, allora, se io lo faccio col contratto che mi è partito ora... abbiamo un contratto aperto, no? Diciamo, l'abbiamo chiuso, questa settimana abbiamo aperto il nuovo, quindi gli va detto, fai questo lavoro qua giù. No, magari non ne fa altro e fa questo, quindi... Quindi questo dice, la ditta fare... che ha realizzato questo? Eh? No, questa è una ditta nuova che è subentrata... È subentrata ora. Quindi ci possiamo registrare dove spendere i soldi fino alla chiusura della capienza E possiamo provare a pavimentare questa prima porzione, però arrestandosi in un punto, sapendo che da lì poi si completerà col secondo lotto con un progetto, diciamo, che sarà il progetto vero. Può servire comunque per il secondo, cioè non viene... No, certo, è fondamentale. Questo è il percorso che ora loro permette, diciamo, di arrivare, di uscire fino a un certo punto, che è quello che sarà poi la sistemazione dell'area, che è questa delimitata dagli alberi, che è molto ampia, si vede come farla, no? Però magari ci vuole un po' di tempo. Andando nel concreto, in questo caso, di scegliere tra una finitura che è meno costosa, che può essere quella degli autobloccanti, che ormai vengono fatti, se guardate anche su internet un catalogo qualsiasi, nelle forme più disparate, colori e forme più disparate, e finitura anche non più disparate, ma alcuni tipi di finiture, ripeto, meno costosa, i tipici marciapiedi, quelli che magari vedete anche in alcune zone della città, oppure fare una cosa più costosa, più naturalisticamente, secondo me, paesaggi... No, non è l'aspetto della durabilità, non c'è. È una questione di utilizzare quel famoso, diciamo, tra virgolette, asfalto natura, quindi, che viene usato anche nei parchi, di colore ovviamente pigmentato marrone, che è una superficie che ha una sua continuità assoluta, a differenza degli autoblocanti, che sono tutti dei pezzi singoli che vengono montati sul letto di sabbia uno per uno, che costa molto di più e che quindi questo va valutato nella scelta. Sicuramente come impatto estetico è migliore. Secondo me, e finisco, in ogni caso io farei qualcosa che rimanesse poi come finitura finale, però abbastanza a raso col resto, cioè non rialzata. Sempre per quel discorso di non fare una cosa che sembra che escluda qualcuno, secondo me, invece che includere. No, poi l'idea che ci sia comunque una soglia da superare va superata in qualche modo. Cioè, no, non è questione di chi può, cioè, è proprio l'idea stessa. Se io mi metto nell'ottica di abbattere le barriere, devo abbattere anche il centimetro. Certo. Se no, a livello. Dipende se lo fai pari come il Parco Mau, non ci sono accordi, dipende. Ci sono messi quelli messi sotto, certo. Però a vedere sono fuori belli. Terra, non fuori terra. Esatto, in terra. Sulle soluzioni tecniche non ho nessuna proposta, perché penso che questo aspetti, insomma, chi di dovere. Però mi sembra che il problema è riuscire a definire un po' la filosofia, che poi anche il dirigente spiegava bene, cioè come togliamo questo centimetro, ma anche quello che diceva l'assessore. Io sono d'accordo sull'idea di costruire un'isola che anziché essere l'inclusione è esattamente l'opposto di quello che dovremmo fare, la scarterei assolutamente, diciamo a priori. Quindi mi sembra che la questione fondamentale sia definita l'idea che noi abbiamo di garanzia dell'autonomia, dell'inclusione, del fatto che questo spazio sia vivibile alla stessa maniera. Non il 100%, perché ovviamente ha delle caratteristiche particolari, ma la stragrande maggioranza della superficie, tanto i tecnici cercare di tradurre questa linea, no? Della modalità con cui vogliamo nel progetto. Mi sembra che l'idea dei due lotti possa essere convincente, nel senso che noi abbiamo, penso sia stato importante anche fare la commissione prima all'inizio dell'anno per cercare di capire come, diciamo, questa difficoltà la riusciamo a superare, perché ora inizia la scuola e questa difficoltà ci hanno materialmente subito. Quindi sarebbe importante che questo definito, questa soluzione tecnica su questo primo tratto venga fatta nel più breve tempo possibile. Finisco. La seconda questione che diceva l'assessore, è evidente che il secondo intervento, diciamo l'area del parco giochi, dell'area giochi per tutti, che è assolutamente convincente, richiede risorse, progettualità, tempi che realisticamente io credo che sia, diciamo, importante passare a dire che sarebbe bello riuscirlo per l'anno prossimo, ad averlo al prossimo settembre. Quindi no,
questo sarebbe un impegno, a mio avviso, serio, cioè che noi ci diamo per l'anno prossimo, e così si spiega anche alle persone, no? Che l'intervento che si fa ha questa funzione e c'è una prospettiva, e le due cose che siano strettamente collegate. Ecco, però su questo io credo che, visto che mi sembra ci sono stati diversi inceppi, sia sui tempi, sia poi sulle realizzazioni, ecco che questo percorso che proviamo a definire ora dal punto di vista, diciamo, del cronoprogramma ideale, proviamo a mantenerlo, ecco, cioè che ci sia una magari verifica quando viene fatto il progetto nei tempi per poter trovare le risorse, assessore, effettivamente arrivare all'inizio del prossimo anno scolastico con quest'area giochi, perché effettivamente diventa pesante, a mio avviso. Benissimo questa cosa transitoria, però per chi la vive il transitorio non esiste, esiste la quotidianità. E sentirsi transitori, onestamente, anche questo non è un messaggio che possiamo dare. Dopodiché ci sono delle risorse, ci sono dei tempi, si spiega, se però c'è un obiettivo che poi alla fine può essere che alla fine può essere condiviso. Ecco, credo che bisognerebbe cercare di spiegare che cosa significa per queste famiglie, per queste bambine, per gli altri bambini, il transitorio, l'obiettivo finale, definire un cronoprogramma, capire le spese che sono possibili, poi le soluzioni tecniche migliori, questo lo sapete voi. Credo che però, ecco, sulla realizzazione dei lavori forse dobbiamo avere un controllo un po' più stretto, perché se realizzata, abbiamo, diceva lei, assessore, anche lei ci diceva che non è... No, ecco, questo è un po' un problema, nel senso, poi anche queste, io non so se c'è un collaudo di queste cose, però anche la ditta che l'ha fatta, insomma, sono risorse pubbliche, e poi soprattutto noi abbiamo raggiunto l'obiettivo ed è un po', non ti dico un fallimento, però un gap per tutti quanti, per l'amministrazione, per la scuola, per le famiglie, per cui io, se fosse possibile, in tempi celeri, se ci fosse un cronoprogramma di queste due soluzioni, la definizione dei costi, un incontro nuovamente per poi ripresentare il progetto anche alla commissione in questa forma, e così capiamo se questa può essere la strada. Io dico due cose a chiosa di quello che ha detto il capogruppo Oletta. La prima, che questa, non vorrei veicolare questa parola transitorio, perché lo dico finché, sì, però finché ne parliamo serenamente in commissione, dove c'è un ottimo spirito costruttivo, va tutto bene. Poi domattina esce il giornale che noi partiamo con un rabbercio transitorio, non mi sta bene, nel senso, se si tratta di due lotti è una cosa che è prevista dal codice degli appalti a partire dalla Merloni 109 del 94, di conseguenza cosa codificata dal codice degli appalti non è un transitorio. Un transitorio è quando si fa una cosa che poi si cambia, questa è una cosa che non è transitoria ma permanente, quindi se ci mettiamo d'accordo che si chiama così e che su nostra proposta dell'amministrazione, invece che fare solo un percorso, dotiamo la scuola anche di un parco giochi, si continua a mantenere questo livello. Se invece vogliamo iniziare, e non lo attribuisco a te ma è una cosa preventiva perché qualche volta ci siamo cascati, vogliamo utilizzare la strumentazione della politica su questa roba, a me piace molto poco. Quindi io sono qui per prendere degli impegni, che sono i seguenti. Se si fa con materiale traboccante, l'ordine di grandezza è un mese e mezzo per vederlo finito, questo primo lotto. Cosa comporta il fatto che costi la metà? Bene essere chiari, perché da decisore politico mi sento questa responsabilità. Il fatto che costi la metà, che invece farlo con l'altra finitura, vuol dire farne due invece di uno, con gli stessi soldi. Raddoppiando soldi, 4 invece di 2. Quindi questa decisione, che ha valenza estetica, secondo me valenza funzionale poca, nel senso che tutti i marciapiedi sono fatti così e i ragazzi nei marciapiedi ci vanno tranquillamente, quindi non è un aspetto che facciamo una cosa che nuovamente ridiventa poco come è stata questa, poco agibile, però ha una sua valenza estetica, paesaggistica, il giorno dopo allora avete messo le mattone, non ci sto. Quindi è una decisione nella quale, se vogliamo spendere la metà, abbiamo un prodotto che è simile, per comprendersi, magari scegliamo quella finitura, quel colore, perché ripeto, ci sono anche questi autobloccanti colorati, eccetera, però è simile a un marciapiede, oppure si va a una cosa che costa il doppio, e quindi se lo vogliamo fare in più scuole e ripercorrere il modello da altre parti, ne facciamo la metà con gli stessi soldi, che costa il doppio, che è l'asfalto architettonico. Questo magari fate anche una valutazione, capisco che sono aspetti tecnici, però può valer la pena, perché poi hanno ripercussioni di bilancio che si traducono anche con aspetti politici. Volevo... Dico una cosa, due parole, sì? Perché mi allaccio a questo discorso. Noi si è organizzato un incontro con la signora, la madre delle bambine, perché poi ci sono alcune cose che probabilmente, giustamente, dicevi bene, che forse noi non abbiamo diciamo, l'idea di alcuni aspetti, diciamo, della mobilità di questa...
bambine e gli proporremo l'autobloccante per capire se, diciamo, poiché lei... il loro vaglio a questo punto è fondamentale. Perché, diciamo, questo primo tratto lo facciamo prevalentemente per risolvere questo problema, diciamo che non ci siano problemi su questa soluzione. Quindi se ci dà l'ok su questa cosa, si va avanti così. Se invece lei dovesse obiettare o comunque fare osservazioni, allora magari ripensiamo anche alla soluzione più costosa, ma di primo acchito, poiché, diciamo, alla fine, come diceva l'assessore, ci sono anche modelli, finiture che, insomma, ci danno anche la possibilità di fare un percorso per quello che è, insomma, si tratta poi alla fine di fare 50 metri, non è che si deve fare un'autostrada, e quindi, diciamo, andrei avanti con questa soluzione. Io volevo dire che la soluzione che ha prospettato l'assessore La Trofa mi sembra ottimale per molteplici aspetti. Innanzitutto il costo, il poter poi proseguire in un secondo tempo, dal punto di vista ambientale, perché le autobloccanti sono, insomma, vengono usate da tutte le parti, non hanno impatto, e poi in ultimo analisi anche i tempi. Perché appunto se in un mese si riesce a risolvere questa cosa, la scuola comincia domani. Il tempo è anche un tempo abbastanza favorevole all'uscita in giardino, quindi è bene che questa cosa venga fatta nei tempi più ristretti possibili. Quindi mi sembra che la soluzione sia una soluzione ottima. Grazie. Io diciamo che come scuola, cioè, da tanto che ci confrontiamo su questi aspetti, a noi interessa il nostro coinvolgimento sulla progettualità, perché ovviamente noi, visto che siamo, cioè, magari con l'assessore La Trofa ce lo siamo sempre detto, però approfitto per dirlo a tutta la commissione, quindi noi in ogni modo vorremmo in qualche modo essere coinvolti, ovviamente non sugli aspetti tecnici, perché questo non ci compete, ma sull'aspetto educativo e funzionale alla nostra offerta formativa, insomma, e anche allo star bene di tutti i nostri ragazzi, di tutti, e anche di chi ci lavora, insomma, ecco. Quindi ovviamente da questo punto di vista ci interessa, abbiamo le nostre idee, che ovviamente le vediamo non dal punto di vista didattico, no? E non dal punto di vista della soluzione tecnica. Sicuramente, no, dovessi farlo io a casa mia, a me mi hanno insegnato più si spende meno si spende a casa mia, però mi rendo conto che i tempi sono un fattore non trascurabile, ecco. Quindi nel senso che, perché l'idea del, come si chiama, asfalto natura. Un asfalto natura rispetto all'autobloccante, mi sembra aver capito che è una cosa più, costa il doppio, paesaggisticamente sicuramente è migliore. Vuole una ditta specializzata. Sui tempi vari, sì, anche sui tempi, sì, perché quello lì ci vuole una ditta specializzata e non possiamo certo farlo, credo, no? Per me mai, quando lo fanno questo prodotto su produzioni grandi. Se si fa sul tempo, sì, si costa praticamente ancora di più di come sarebbe ordinariamente il costo. Quindi secondo me per questo percorso non è motivato, ecco, per quello che dico io. Poi l'autobloccante tra l'altro è filtrante, ha delle caratteristiche che si prestano meglio. Sì, io drenante l'autobloccante dell'asfalto, si va dall'aspetto drenaggio delle acque. Diciamo che sicuramente è un tema, secondo me, questo lo dico visto che c'è, quando mi capita di parlare a tutto l'arco, quindi ve lo dico, perché di fare questa valutazione, ovviamente, noi abbiamo qui dei problemi tipo questi gradini, che è un problema di raccordo, no? Che se la parla, che cioè, ora lo vedremo anche davanti, è più significativo perché ci sono anche le radici degli alberi. E questo è un altro aspetto. Quindi ecco, e poi tutto sommato mi posso permettere di dire che al di là dei plessi delle scuole Fucini, quindi una più o meno, qui è particolarmente evidente, no? Perché sì, c'è un giardino enorme, quindi è chiaro che il gradino si nota sempre anche di più. Sì, Battisti, per esempio, c'è tutto un sistema di gradini, sì, e quindi magari oltre alle Battisti, penso anche in altri comprensivi del comune, se c'è un'ottica, no, di dire vabbè, buttiamoci sul ridurre, perché sono d'accordo, azzerare non si può, ma ridurre il disagio, le barriere architettoniche il più possibile. Non so se è un problema di
tanti piccoli interventi che poi diventa più economico affidarsi a un certo tipo di soluzione, oppure dico una sciocchezza e mi chiedo. Le barriere architettoniche, quelli che invece sono ordinario, se no ogni gradino, ogni scala dovrebbe essere. No, infatti, no, ma nel senso, nell'ottica anche di andare oltre il discorso, no, potrebbe essere un valore, cioè facciamo un ragionamento su cosa si può fare come manutenzione straordinaria per comunque ridurre. Cioè, sì. Non è che io posso togliere tutte, cioè lo scalino esiste, quindi anche i bambini sanno perché c'è lo scalino da qualche parte. Però se c'è questo qui ovviamente sono banalmente, ecco, è un piccolo problema. Sì. È chiaro che il giardino è sempre un problema. Lì c'è stato un tentativo di inclusione questa notte. Questa notte, è uno fresco. Non ce l'hanno fatta perché sono stati disturbati. Il prete ci ha salvato. Ha suonato le campane. Più o meno, ha chiamato Carabinieri. Ha chiamato anche Carabinieri. E quindi, però ecco, ci sono delle situazioni in cui effettivamente una sistemazione più ampia si riesce a essere anche meno... a essere più performante, ecco, anche in termini di costi, se si vuole l'evento ampio. Però sicuramente il fatto di avere una divisione in lotti, è chiaro che è tanto tempo che ci diamo questa facilitazione, e quindi qualsiasi soluzione possa essere condivisa, insomma. Tra l'altro qui i lavori da fare ce ne sono tanti in questo senso. Io direi che poi magari sul progetto del lotto conclusivo ci rivediamo, perché diciamo io avrei in mente una cosa anche lì che non sia troppo invasiva, ecco, perché il giardino è bello così. È bello così, va solamente funzionalizzato in quell'area lì, ma con rispetto poi diciamo della permeabilità e dell'aspetto naturalistico, secondo me, in questo contesto. Quindi io eviterei poi diciamo prodotti sintetici, artificiali, che sì. Ma voglio dire, dove abbiamo pericolo di rischio, che c'è l'altalena, c'è il costo, giustamente la legge ci dice mettete dei supporti che siano morbidi. Dove qui siamo vimi un po' più grandi, direi facciamo considerazioni anche di qualità, ecco. Sì, mi permette anche di dire la scelta, perché insomma, se voi vedete il livello delle reti che ci separano dal parco lì, no? Non casualmente è abbassato, di norma le persone scavalcano, quindi anche la scelta di fare qui di giochi, cioè, cerchiamo di capire la progettualità, più tutto perché non è un'infanzia ma sono una primaria. Quindi soprattutto i bambini hanno la possibilità di uscire, visto che c'è il cancelletto. Là ahimè siamo è uscita didattica, quindi a quel punto siamo tutto un altro problema. Qui sì, siamo l'uscita didattica. Il problema è viceversa, magari gli ingressi esterni. Ingressi esterni, che anche lì andrebbe messo in sicurezza. Quel mini parco lì che è sempre chiuso, probabilmente il consigliere Trapani conosce perfettamente. Lo chiudiamo nel giardino e si fa invece extrascolastico l'apertura al parco. No, io ritorno sulla questione, va benissimo quello che diceva l'assessore, anche che il senso di farla prima la commissione era per cercare di trovare una soluzione, se qualcuno voleva andare sui giornali ci andava prima, no, il problema era già evidente, il mio gruppo non ci è andato, però sono andati ampiamente, come dire, dicendo gruppo... anche che ce ne eravamo strafregati, no, mentre ci sono dico, copiose appunto, corrispondenze. Poi ognuno parla per sé, dico, il mio gruppo sui giornali non ci è andato, ha firmato questo argomento per voler essere qui e trovare una soluzione condivisa, perché c'era una criticità. Penso che l'impostazione dei due lotti vada benissimo, credo che però il tema della condivisione e della costruzione sia con la scuola, diciamo, sia fondamentale per cercare di portare avanti, per cui io ritorno su un tema, bene i due lotti, però serve un cronoprogramma, certo. Perché non ci troviamo a settembre prossimo, come dire, semplicemente col primo lotto realizzato e non si sa se il finanziamento c'è. Io sulla questione dei materiali, come dire, pongo, non spetta a me, credo che sia anche difficile per la famiglia valutarle, faccio un ragionamento però diverso, nel senso che questa scelta poi deve essere fatta e politicamente non la possiamo fare non su questo tratto, ma in generale su qual è la filosofia di interventi che noi facciamo nelle scuole, in cui è chiaro che non è che in una scuola si può fare in un modo e in un altro, cioè, e su questo io credo che
quello che dice anche il dirigente delle necessità di una serie di interventi, io sono all'opposizione, però so benissimo che questi sono problemi talmente grandi che nessuna amministrazione neanche in 10 anni li riesce a risolvere su tutte le scuole. Quindi questo è un impegno continuativo che le amministrazioni devono avere tutte quante. Quindi io credo che bisognerebbe riuscire a capire, io non ho dei dati, però sarebbe interessante valutarli, sulle scuole, quali sono i progetti, gli interventi su questa tematica che possono essere fatti e che devono essere fatti anche con dei livelli di priorità diversi, perché non è che li posso fare in tutti. Quantificare il costo e capire se poi effettivamente, rispetto alla questione delle forniture, se uno deve fare 3 lavori è chiaro che il materiale può costare, se invece uno deve fare tutta un'altra serie di interventi, ci sono anche degli strumenti di accordi amministrativi con le aziende rispetto al tipo di appalto e si può fare, su cui ragionare. Però ecco, capisco quello che lei dice, però la vedrei nell'ottica complessiva, cioè nelle scuole qual è il tipo di investimento che facciamo, un investimento di qualità che ci costa tot e significa non fare alcune cose. Però ecco, la valutazione sul singolo pezzo per noi è difficile. Invece, infatti avevo parlato, ecco, di replicabilità come, esatto, modello. Io non ho, siccome io non ho un quadro su tutte le scuole di quanti interventi le scuole vanno fatte, magari aggiorniamoci, sì, anche questo su questo, si stabilisce in maniera condivisa. Esatto. Da qui ai prossimi 6 mesi si fa un piano di azione per i prossimi 5 anni. Esatto, si capisce quali sono le priorità, dove sono le priorità, così anche un intervento qui serve, no? In un'ottica generale rispetto alle questioni delle scuole, ecco, non per sottrarmi a non rispondere su un argomento, penso che invece lo usiamo anche in questa occasione in termini di programmazione, di condivisione e di scelte. Io sono anche per spendere di più, lo dico chiaramente, non è che, perché dal punto di, io non sono un tecnico, però l'asfalto natura, sì, da come me l'avete descritto, potrebbe risultare più convincente. Però è chiaro che se questo si deve fare su 62, su 20, su 30, su 50, diventa una variabile, anche la questione tempi, ecco, queste cose qui le rimando in ufficio, però se già su questo progetto abbiamo un cronoprogramma, a me questa modalità penso sia corretta. Proprio per questo preciso e finisco che quando si dice circa un mese e mezzo, perché lo ha detto il tecnico, è una base e la metteremo su scritto. Dire già se si dice davvero e crediamo nel metodo che dobbiamo fare un cronoprogramma, quando faremo l'altro intervento, oggi settembre, da persone serie non possiamo dire capire. Aspettiamo il cronoprogramma e poi diremo quella data, perché se ora, se non è settembre, abbiamo fallito, allora vuol dire che l'abbiamo già fatto il cronoprogramma. Invece, siccome ci poniamo l'obiettivo di farlo il cronoprogramma, sul vialetto iniziale il mese e mezzo ce l'ha detto il tecnico, sul secondo aspettiamo che ulteriormente ci dicano se è settembre o no. Quindi non divulgherei settembre, no, aspetterei il cronoprogramma, come dici quello te, che dicevo io, assessore, se abbiamo un cronoprogramma sul secondo lotto, come dire, con l'obiettivo per il nuovo anno scolastico, è chiaro che se ne parla 2025, l'obiettivo è più che condiviso. Perfetto. Però bisogna aspettarlo il cronoprogramma. Benissimo. Io vorrei aprire una parentesi, perché ci tengo proprio a farla qui davanti a tutti, perché è proprio per comprendere lo spirito che ci siamo ripromessi di dare al lavoro dentro al palazzo, che viene fatto il lavoro, diciamo, tecnico, però che poi diventa, si spende fuori, insomma, come si spende nel giardino di questa scuola. Insieme all'assessore La Trofa ci siamo più volte detti che vogliamo cambiare metodo di lavoro, e su questo parliamo anche proprio di maggiore condivisione degli aspetti dei progetti e, come diceva anche il capogruppo Auletta, fare uno screening, credo sia doveroso, sia degli istituti scolastici ma anche delle palestre, di qualsiasi cosa, dove abbiamo e sappiamo ci siano delle criticità o comunque delle mancanze. Quindi da qui in poi credo che la collaborazione su questo tipo di progetti e di pensiero non venga mai meno, anzi vogliamo metterci proprio in un'altra direzione di marcia. Forse quello che è un pochino mancato in passato riusciremo a farlo molto meglio ora, con più collaborazione e più condivisione. Quindi le proposte di valutazione e rilevazione delle criticità saranno poste sicuramente come un punto primario delle sedute delle commissioni, dove si parlerà della delega di disabilità, questo è poco ma sicuro, anche perché la delega della disabilità poi comunque è legata anche a quella del sociale, perché alla fine una buona vivibilità, una buona fruibilità degli spazi e delle scuole, delle palestre, dei palazzi comunali, credo che sia interesse di ogni cittadino, a prescindere che sia un politicante o che sia l'elettore eventuale delle prossime campagne. Quindi noi si fa perché
ovviamente c'è uno spirito di lavoro e di collaborazione, ma soprattutto perché nella disabilità ci abbiamo sempre creduto. Io personalmente faccio un inciso perché sono arrivata a Corsa e mi scuso anche di non essermi presentata, e lo faccio ora. Rachele Compare, presidente della seconda commissione. Ho sempre lavorato col tema della disabilità molto da vicino, e quindi è una cosa che è un pensiero costante. Ovunque io vada poso sempre l'occhio e l'attenzione all'accessibilità e alla fruibilità degli spazi, quindi da parte mia avrete piena collaborazione e totale appoggio, come avranno anche tutti gli altri nostri colleghi di consiglio e di commissione nel portare avanti questi lavori. Quindi benvengano questi incontri, forse anche molto più frequenti, cercheremo di essere molto più disponibili a disposizione. Grazie. Scusate se prendo la parola un minuto, mi era stato detto che alle 2 un'ora di tempo ci è stata garantita dalla scuola. Fino alle 2:15, mi dispiace, ma la puntualità per me è educazione rispetto. Cioè. Grazie, io purtroppo vi devo assentare, vi saluto. Finiamo. 10 minuti e finito. La congelo, Alessandro. Arrivederci. Sì. Due cose. 10 minuti perché parte dalle 2:10 perché è arrivata lei. Esatto. Allora, no, ma io velocemente, diciamo, anche perché io non faccio parte della seconda commissione, ma come capogruppo volevo esservi, e poi mancata la consigliera Ramalle, quindi l'ho sostituita. Lo dico anche all'assessore, anzi agli assessori, un tema che poneva ora il professor Bonsignori, il dirigente scolastico. Cioè, qui siamo in una zona un po' particolare, perché ha fatto notare giustamente il parchetto di là. Ora, chi, diciamo, ci è venuto più volte sa che ci sono una serie di tematiche, sia, diciamo, no, di persone che vengono di qua, sia di gestione di quello spazio verde, che so, questo lo dico, mi sono stato tirato fuori. Ho fatto personalmente una richiesta anche all'ingegnere architetto d'Aule, ora non mi ricordo quale sia, architetto, non vorrei creare una, diciamo, questione diplomatica. Lì c'è in corso una valutazione sulla sua gestione, anche su eventuali. Quindi però è da attenzionare, perché effettivamente, essendo vicino a una scuola, è uno spazio che nel tempo si è andato, diciamo, a modificare. Diciamo così. Due cose velocemente. Allora, io sono d'accordo su tutto. Problema l'inquinamento acustico di San Marco San Giusto è il tema lento. Però uno sono i tempi, non è tanto le polemiche sul giornale o meno, perché se vogliamo farle, il punto un altro è che se ci sono tanti chi ci lavora nella scuola, ma non solo, perché a ognuno di noi la segnalazione è venuta anche da chi a scuola ha i propri bambini e le proprie bambine, e attenzione, non i propri bambini e le proprie bambine che non possono andare a giocare, c'è anche dal resto dei genitori che giustamente dicono l'inclusione dentro perché non c'è l'inclusione fuori, c'è qui, anzi, se posso permettere, ancora peggio, nel senso che come se ci fosse dentro, si è costruito un luogo artificiale, fuori invece c'è la divisione. Il fatto di questo lavoro, io devo dire la verità, io qui, diciamo, non c'ero venuto direttamente, avevo ricevuto le foto, oggettivamente, ecco, questo bisogna anche, come accennava anche, accennava Auletta, non si possono fare questi lavori, cioè nel senso, sia chi l'ha progettato, chi l'ha fatto, visto che ha speso soldi pubblici, è vergognoso, una cosa del genere. Io non faccio l'ingegnere, quindi non posso, però, diciamo, posso capire che questo non è assolutamente funzionale. Poi ci sono una serie di lavori, vedo, ora ero con la consigliera Poli, ci siamo assentati per... ci sono una serie di lavori che rendono questo giardino bello, ma in alcune parti forse degli interventi andrebbero fatti. Veniva detto, no, sul marciapiede, ma non solo, vedo. Anche di stile all'ingresso, anche, cioè, all'ingresso ci sono dei che non è banale, non è una, cioè, non è credo banale. Che sia una soluzione banale, cioè, bisogna però magari ragionarci, ecco, magari nel dialogo, questo dico che sicuramente c'è, ma che possiamo rendere ancora più proficuo tra amministrazione comunale e ovviamente dirigente scolastico, e poi lui saprà chi coinvolgere, no, chi lavora nella scuola lo sa di più, provare anche a migliorare la fruibilità, perché poi se si fa un progetto accessibile a tutti, ma in verità rimangono in accessibilità, peraltro è un progetto che sicuramente ha una sua valenza, ma una sua valenza minore, quindi questo è assolutamente importante. Su quale materiale, io, diciamo, non conosco, cioè, la differenza tecnica, però credo che bisogna bilanciare sicuramente la velocità dell'intervento, non è polemico,
il mio, quello che sto dicendo ora, quindi diciamo, però lo voglio dire, è evidente che il fatto che oggi siamo venuti qua e che si dica si inizia subito i lavori è positivo, dico anche che potevamo farlo un po' prima, ripeto, non è polemico, però è evidente che diciamo, il tempo di oggi, di un mese e mezzo, si è portato avanti e meno male si è fatta oggi, se si fosse fatta fra un mese magari si faceva dopo un mese e mezzo. Perché, quindi... perché dobbiamo considerare sempre il tempo in cui le bimbe... I bimbi, tutti i bimbi possono stare a scuola. C'è anche da considerare che l'anno scorso è stato fatto questo intervento, quindi il nostro giardino non è stato utilizzato dai bambini per un certo periodo di tempo anche piuttosto lungo, quindi ora rientrare a settembre, avere di nuovo il nostro giardino che non si può usufruire come dovrebbe essere usufruito dai bambini è già un altro limite. Poi vorrei anche aggiungere una cosa, ma non in polemica, vorrei semplicemente dire che noi come scuola e anche i genitori fin dall'inizio avevamo prospettato anche l'ipotesi di utilizzare degli autobloccanti, però ci è stato detto non era possibile, quindi il progetto che è venuto fuori è questo. Quindi abbiamo avuto giardino fermo per tanto tempo e alla fine di tutto questo comunque il giardino non abbiamo, insomma, non è Ripeto, il nostro giardino l'anno scorso quando è stato fatto questo lavoro, quindi è stato chiuso ai bambini per un certo periodo di tempo perché avevamo gli operai, c'erano dei mezzi che dovevano lavorare, quindi i nostri bimbi non hanno usufruito del giardino ed eravamo anche a primavera, quindi in un periodo anche dove insomma, che la ricreazione si fa fuori. Ora rientriamo a settembre e se dobbiamo di nuovo naturalmente chiudere il giardino, quindi questo ci causerà un altro, insomma, un altro disagio comunque, certo, perché i bambini non ne usufruiranno. E poi volevo dire questo, noi come scuola e i genitori anche, sin dall'inizio avevamo prospettato anche l'utilizzo di autobloccanti, magari messa a livello del terreno in maniera che non ci fossero dei dislivelli, però non è stato possibile, quindi abbiamo avuto questo, la realizzazione di questo percorso, che però non è mai stato utilizzato dalla dalle bambine in maniera funzionale, perché comunque tra la ghiaia che comunque andava a mettersi nelle ruote. E, insomma, è stato un po' un fallimento questo progetto, ecco, per noi. Però faccio una puntualizzazione. Il progetto, questo era un tentativo, ripeto, probabilmente noi abbiamo sottovalutato la questione della possibilità di movimento di queste bambine, ma che non si buttava via nulla, perché questo materiale, questo sottofondo viene riutilizzato. Quindi si è fatto un primo step, dice proviamo se ci camminano, no? Probabilmente diciamo l'esecuzione poteva anche essere fatta meglio, eccetera. Però diciamo non era una cosa che si dice si butta via e non si può fare l'autobloccante, lo facciamo perché magari invece di fare l'autobloccante risolviamo il problema con una situazione più da un punto di vista naturale, riusciamo, quindi diciamo... Però il problema... Io vi faccio due domande, uno è, noi non possiamo fare le prove, cioè noi dobbiamo dare delle soluzioni che siamo sicuri che funzionino, perché se si inizia a fare le prove è un problema. Ma questo è un caso molto particolare. L'altra cosa è quanto, noi quanto abbiamo speso per fare questo intervento. Non è particolare. Quanto è costato questo intervento? 4.000 euro. È generale. Perché se si prova a fare le prove inizia a essere Sì, ma ripeto, non è una prova che poi viene presa e buttata via. Questo rimane dal sottofondo che ora ci si applicherà l'autobloccante. Quindi sì, però quando... Tanto... quello che sta dicendo forse... Quando usi la parola prova, la usi in modo improprio. Perché te la usi con un'accezione, ma prova del tipo, si prova a vedere se funziona. Non era questo lo spirito e nessuno mi ha dato questo input. No. Era di fare questo lavoro a regola d'arte noi che doveva essere che funzionasse, ecco. non per fa la prova poi via, si tira le fila anche dei lavori in fondo all'anno, quelli fatti bene, quelli fatti male, e se questo è fatto male non si può dire che è fatto bene, si dice che è fatto male. Anche perché se posso dire io volevo precisare rispetto all'impossibilità di fare gli autobloccanti, non è mai stato detto che era impossibile fare gli autobloccanti, però è stato preferito. Però se viene preferita una scelta e questa scelta non è che funziona male, non funziona, il problema per noi amministratori, ma in particolare per chi ci sta, non è tanto che si possa riutilizzare, questo è anche un bene, è che e nemmeno i 4.000 euro che sono una spesa, però sono una spesa sicuramente contenuta, solo che abbiamo perso 6 mesi dietro a questo. Questo è il vero problema. I 4.000 euro sono 4.000 euro e vabbè, non si dovrebbero spendere,
4.000 euro sono stati spesi, ma vengano riutilizzati per la nuova soluzione. Lo sottolineo, va bene, va non bene. È perché uno dice ha speso 4.000 euro, si è perso 4.000 euro. Bene, no, però quello che sottolineavo è che per fare l'autobloccante si utilizzerà questo che abbiamo già fatto. Però il costo che abbiamo avuto, questa era la precisazione. Però il costo che abbiamo avuto, allora non saranno i 4.000 euro, ma non è stimato. Quello che dico è, se facciamo un intervento dobbiamo anche ridurre, veniva spiegato bene, ci abbiamo aperto un cantiere, non so quanto è durato, anche se è durato 5 giorni ad aprile, tutta la primavera, non lo so, dico 5 giorni, la, magari è durato la primavera, non, è difficile, non lo so quanto è durato, però se dobbiamo riaprire, anche mesi, ci sono stati delle ci sono state delle pause anche lunghe, dove non potevamo utilizzare nelle quali abbiamo diciamo che in quel periodo ha piovuto molto, quindi no, loro prima, no, che piovesse, prima che piovesse, come è stata data, prima di mettere il ghiaino sopra, c'è stata una volta messo il ghiaino è stata messa della sabbia, e quindi bisognava aspettare che piovesse in maniera che la sabbia venisse portata via e poi il giardino, cioè, e poi si poteva utilizzare il giardino, quindi noi non potevamo perché i bambini quando venivano in giardino si portavano tutta la sabbia a scuola sul pavimento, diventava tutto sabbia e no, ve lo garantisco, perché posso sentire la videlta, la scuola piena di sabbia, i bambini scivolavano sulla sabbia, perché abbiamo ma veramente, cioè sembra, è così. Diciamo che auspichiamo che ne faccia una anziché farne due con i disagi che questo comporta sulla scuola. Poi io lo siamo d'accordo, al netto di questo facciamo un giro. Sì. No, io volevo dire una cosa, perché sia al dirigente che agli insegnanti, i genitori brontoleranno e diranno potevate farlo prima. Ecco, vorrei però sottolineare la cosa che è cambiata amministrazione e quindi, cioè, noi praticamente ci siamo insediati a metà giugno, quindi c'è stato un ritardo, ecco, questo ci tenevo a precisarlo. No, però le date non sono così, quindi è meglio forse dirgli un altro modo. Come? Forse è meglio dirgli un altro modo. Ora, quando chiudo lo dico. Io mettiamola così, cioè nel senso, sicuramente è cioè, una cosa molto banale, ma i lavori... Gennaio 2022, non si può dire, si dice che no, l'amministrazione non c'entra. Va bene, chiudiamo, dai, però. Chiudiamo. Sì. Passiamo la parola alla consigliera Scognamiglio per la conclusione e terminiamo la seduta. Scusate, devo chiudere la commissione perché... Prima di chiudere, visto che siamo qua... Se però siccome loro vanno via perché hanno la giunta, intanto devo chiudere questa cosa e poi si va. Tanto rimaniamo. Rimane la presidente di commissione, faccio il sopralluogo insieme al dirigente. Allora, chiudo questa commissione, termino come argomento, anche soddisfatta del lavoro insomma, che è stato detto oggi, prendendomi anch'io gli impegni comunicativi che l'assessore ha riferito, quindi li prendo pubblicamente anch'io, perché insomma, le cose che sono state dette tecnicamente e politicamente verranno comunicate insomma, nel lato giusto. Quello che diciamo chiediamo, queste commissioni, perché a volte no, poi usiamo i mezzi stampa o dobbiamo usare social, perché non devono essere genitori, no? Cioè io penso profondamente questo, cioè i genitori hanno un ruolo dove sono dentro un meccanismo di momenti dove possono, insieme alla strumentale, insieme ovviamente a tutto che sono i GLOI, c'è tutta una serie di il PEI, c'hanno tanto materiale con tante diciamo documentazioni che arriva attraverso il dirigente all'amministrazione comunale. Da lì in poi scattano dei meccanismi in cui la commissione viene utilizzata proprio per sollevare la famiglia, perché la famiglia non può e non deve mai entrare nel merito di un, ma guarda, lo dico come madre, cioè prima di tutto, ma perché non può e non deve, non può anche avere questa incombenza. Una volta che ha sollevato il problema, giustificato sanitariamente da tutti i percorsi educativi, socioeducativi, le date, le leggi che la compensano, da un certo punto in poi gli amministratori non sono più obbligati a dire no, possiamo dare ovviamente sui tempi, perché è chiaro, sono partiti nel 2022, ora non possiamo dire che è cambiata amministrazione, perché regge invece una filosofia forse diversa di inclusione, perché noi non vogliamo che ci siano due genitori in gamba che hanno
comunque seguito l'iter e altre scuole dove i genitori magari non hanno la forza, non sanno nemmeno di cosa si parla, invece vogliamo che l'amministrazione insieme a tutti si tutelano tutte le, diciamo, le accessibilità. Quindi non è uso mio, assessore, ritirare infatti un ordine del giorno, l'ho ritirato proprio perché lei si è impegnato e si è impegnata anche oggi, il consigliere Auletta l'ha ribadito, ma in quel giorno lì proprio la mappatura serviva a questo. Lo dico perché anche le famiglie a volte, per l'ansia, per la velocizzazione, per lo status che io comprendo forse più di altri, si cerca, no, di dare una soluzione. Allora ci saranno anche dei luoghi dove ti possono dare soluzioni. Quello che però non può essere è che pensare di dire faccio questa cosa al posto di un'altra e non si condivide. Cioè, diciamo, questo non può essere, perché si trova in una situazione in cui anche se noi manteniamo, no, le famiglie, di dire guarda che verrà una cosa bella, ci verrà un po' di tempo, non servirà solo ai tuoi, servirà a tutti i ragazzi che verranno dopo. Tutte queste comunicazioni importanti, chiaramente se poi arriva un lavoro improvviso, non condiviso, è chiaro che salta il banco. Ecco, questo mi sembra però che è stato condivisa questa cosa oggi, quindi io sono molto soddisfatta, grazie. Finito, abbiamo terminato? No, facciamo la parte del sopralluogo, no? Sì. Gli assessori però devono, il vice sindaco, no, tornano, andiamo, continuate? Sì, okay. No. Okay. Ma tanto l'assessore si sa perfettamente. Fa male mangiare. Mi rimangono così, però le cose a memoria le abbiamo cambiate. Ne abbiamo cambiate tante scuole. Cambierà anche questa. Anche questa parte qui che è una cosa che è tutto il problema. Poi parliamo dopo. Se è così mi chiama e fa chiamare il pomeriggio, se non hanno tagliato l'erba mi fa chiamare. Alle Battisti, diciamo. No, il giorno di scuola deve essere tutto tagliato in tutte le scuole di Pisa. Questo è l'accordo con la Pisa. Allora. Se c'è qualche problema. Però le mostro le foto di lunedì. Ho fatto telefonate anche ieri, concitate. Sì, dovrebbe oggi terminare. Quindi siamo pezzi. Vediamo. Allora, questa, velocemente, mi dispiace disturbare, ma per la gara di tutta la commissione. Allora, qui c'è un'idea che l'assessore lo sa perfettamente, quindi però, visto che stiamo a parlare di queste cose, mi permetto di dire in ottica proprio di filosofia di approccio al problema. C'è tutta una... Dunque, premesso che questa scuola è bellissima, cioè vabbè, c'è le scuole con tutti questi alberi, quindi è una cosa che ci vogliamo tenere stretta in modo quasi parossistico, ma la cosa che ci interessa a noi è che ci sono degli scalini, delle cose che sono, diciamo, come dire, pericolosi, ma più che pericolosi non hanno l'idea di essere, cioè, di semplificare. Cioè non è tanto lì, perché sono inclusivi oggettivamente, non è che, a parte bambini che hanno difficoltà, magari che è ingessato, non c'è bisogno di averci, no, la certificazione, anche un gesto, una cosa, però sicuramente nell'ottica di usufruire degli spazi c'è un concetto anche architettonico passato, cioè si fa una cesura tra la natura e la parte cementificata. Ecco, quindi è questo che noi vorremmo trovare il modo di semplificare, annullare, ridurre. Poi ci sono oggettivamente delle situazioni tipo, appunto, quello è un ottimo scivolo, in caso di uscita di sicurezza, per come abbiamo fatto anche le prove, il problema... si funzionano abbastanza, però diciamo
sarebbe si impantanano nel ghiaieno, fare il giro qua, perché sì, il punto di ritrovo è là, è là, no? Cioè, quindi una volta che sono sceso qui devo fare come il cammino, sì, e poi o mi sposto di là o mi sposto di qua, però sì, cammino su una zona bellissima ma non scorrevole, non scorrevole, perché quindi, sia per a causa delle radici degli alberi che per il ghiaieno ci si impantana, quindi diciamo, l'assessore e i tecnici lo sanno. Qui la soluzione non saprei, cioè è una cosa, ripeto, è nell'ottica appunto di fare. Sì, poi magari una... con calma si faranno altri sopralluoghi mirati, sai, perché chiaramente tecnici. No, no, perché è, non è una soluzione, cioè c'è da pensarci a una, certo, soluzione. Certo, ecco. Certo. Questo lo inseriremo nel progetto, quello complessivo. Bene, questo mi fa piacere, in modo che siano, siano realizzati raccordi, come dite voi. Questo sì, fatto anche nella mappatura delle altre scuole, ci stagnava tutta l'acqua. Questo, questo infatti, certo, è stato fatto un ottimo poi, lavoro. Quando si farà recente, anche di là il vialino, questa situazione è questa, eh. Cioè, poi c'è sempre una discontinuità, quindi no, lo sappiamo, no? Discontinuità. Non è che si può immaginare, no, che no, 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 ma tutto. Noi siamo cercato di fare una cosa che non ce l'avesse. Diciamo, il risultato è stato così, si farà pavimentato, ma poi pavimentato ci avrà delle discontinuità. Cioè, è stato sistemata la parte là. Si proverà a mantenere più liscio possibile. Poi è terra contro... Se serve per l'accessibilità contro, deve essere più accessibile possibile. Sì, sì, dopodiché, terra contro poi cemento, quindi poi lì se piove, se è, qualche no, gradino ci sarà è, sempre. Come dire, l'idea è quella di studiarlo, perché sì, non, è, non, è, non si trova la soluzione su pagina 1 del manuale, sì, ecco, probabilmente ci dà di fare un lavoro perché anche innovativo. No, io ce l'ho tanti casi invece dove soluzioni, mettiamoci un attimo anche a girare a soluzioni, diciamo che ci sono. Possono state guardare perché anche. Ora non è che siamo all'anno zero, ragazzi, no, sull'accessibilità, no, no, ci sono tanti lavori ben fatti, ma anche dal comune di Pisa, voglio sì, dire, ma non sono no, come, ma infatti, quindi voglio dire, no, ci sono, andiamoli a vedere, andiamoli a capire. Per concludere, non è, come dire, togliere qualsiasi ostacolo alla vita naturale o normale di un bambino. Cioè, lo scalino esiste, l'inciampo ci sarà, che, però ecco, ci sono degli aspetti su cui secondo me ci sono qui elementi e le capacità tecniche e professionali per pensarci per risolvere. C'è stato anche il suo problema antincendio, no? Che hanno fatto le prove, qualcosa non è tornato, c'è un verbale. Vabbè, quindi su quello lì andrà un attimo rivalutato. Però ora la prima cosa era quella di far partire questa cosa che era un po' lunghetta, poi facciamo anche altre. Quindi voglio dire, questa è un'altra cosa, già che ripeto, non è per me avere a disposizione una commissione consigliare due assessori. Ne approfitto, giustamente, chiaramente dico tutto quello che c'è da problemi. Poi sono gli altri 9 plessi, ma non vi sto a tediare. No, no, a tediare no, perché faremo una mappatura breve. No, ma fatto. Anche perché la scuola è il luogo dove i ragazzi passano la maggior parte della giornata. I genitori li affidano e devono tornare a casa come sono arrivati, quindi. Ok, allora sono le 14:23, consideriamo terminata la seduta della commissione permanente. Grazie a tutti. Grazie a voi. Arrivederci.